consultorio con l'aspirazione di cone. In questo caso troviamo una cone unita a benzina, allestimento X-Tech, dove troviamo sempre sulla portiera, sul lato guida, i comandi dei vetroelettrici anteriori e posteriori, il tasto per lo sblocco della chiusura centralizzata, il tasto per il blocco o lo sblocco dei finestrini elettrici posteriori e la regolazione degli specchietti retrovisori. Sempre sulla parte bassa troviamo il tasto per la regolazione della luminosità dei fanalassetto dei fari, luminosità del quadro, tasto per attivare o disattivare il lane assist, che è il limite superamento linea carreggiata, e il tasto per disattivare o attivare l'ESP, che è il controllo di stabilità. Sempre sulla razza sinistra del volante troviamo ciò che sono comandi del volume della radio, regolazione o ricerca delle frequenze della radio, sintesi vocale, ricerca di una fonte musicale diversa da radio e poi i tasti del Bluetooth, quindi telefono per agganciare o per prendere una telefonata o per riagganciare la telefonata. Sulla parte destra del volante invece troviamo tutto ciò che sono i comandi del computer di bordo, del cruise control e dell'imitatore di velocità. La parte centrale troviamo sempre i comandi del climatizzatore e del riscaldamento con la manopola per la regolazione della temperatura fredda o calda, la velocità della ventola, dove voglio far uscire l'aria all'interno dell'abitacolo e poi trovo il tasto classico AC che serve per attaccare il climatizzatore o staccare e il lunotto termico posteriore. In questo caso qui al centro della manopola della velocità della ventola trovo anche il tasto per il ricircolo dell'aria. Se accendo il quadro, in questo caso troviamo un display touch da 7 pollici dove vado a selezionare la radio. Qua trovo i comandi per quanto riguarda la radio, i media, quindi sempre il lettore MP3 esterno che lo posso collegare all'interno della presa USB oppure a un jack con l'uscita AUX o a un altro dispositivo, la ricerca delle frequenze, il tasto home che mi riporta alla videata principale del display, il tasto phone dove mi serve per andare a settare eventualmente il Bluetooth. Troviamo sempre il tasto di un preferito dove io posso andare a settare cosa voglio vedere subito sul mio display e il tasto setup per la regolazione di tutto ciò che è il display, quindi lingua, data, ora e quant'altro. Sempre sul tunnel centrale, di fianco alla leva del cambio, trovo il pulsante per disattivare lo start e stop, il tasto per l'aiuto alle forti discese e il tasto per disattivare i sensori di parcheggio. La macchina è dotata anche di retrocamera posteriore, quindi se io disattivo i sensori, la retrocamera comunque all'interno del display mi funzionerà sempre. Vi faccio vedere la visibilità della retrocamera. Ecco. Questo è quello che vedo durante la fase di retromarcia con la retrocamera. Passiamo sempre al discorso del rifornimento. Trovo sempre qui in basso per aprirmi il tappo del carburante, lo sportellino. Aprendolo trovo sempre il mio tappo, quindi non è mai libero ma è sempre con tappo. E poi dietro, per quanto riguarda la parte del bagagliaio, trovo il pannello dove io alzo e c'è il kit di gonfiaggio rapido più un porta oggetti modulabile e il pannello, volendo, lo posso spostare. Se dovessi avere necessità di un po' più di profondità, lo posso spostare al piano di sotto. I sedili posteriori sono sempre sdoppiati un terzo o due terzi, abbattibili, quindi posso trovare tutto lo spazio che mi può servire. Per qualsiasi necessità, comunque, vi rimetto alla consultazione dell'uso e manutenzione che trovo sempre all'interno dell'abitacolo. Grazie mille e buona giornata.